Ma cioè, in linea di massima condivido l'analisi generale e quello che hai detto tu. Tolgono i punti di, prima ti danno dei punti di riferimento, poi te li tolgono in modo che così la gente si spaventa. Quindi prima creano una generazione di rincoglioniti che attendono solo la pensione, vogliono certe sicurezze, che faticano per avere come unico obiettivo della loro vita la casetta alla fine magari dei 70 anni, quando hanno pagato 30 anni di mutuo, no? Poi a un certo punto tutto questo glielo tolgono all'improvviso. E chiaramente questo genera il panico, e questo è nel grande come nel piccolo, ti abituano ad avere il pronto soccorso nei piccoli paesi, poi te lo tolgono. E adesso, oppure ti abituano ad avere la caserma dei carabinieri in certi posti, poi te la tolgono. E va bene, questo effettivamente genera insicurezza. Hai ragione tu quando ovviamente sì, una parte ce la creiamo noi quando abbiamo troppa paura, ma ovviamente cioè, quando si parla di legge di attrazione, si dice che noi siamo i creatori della nostra realtà, è vero. Ma il problema è che purtroppo, siccome non ci abituano a crearla fin da quando siamo piccoli, anzi ci abituano all'idea che la realtà sia creata, di conseguenza non è facile poi ribaltare il problema e crearla solamente. Quindi una parte purtroppo della realtà la creiamo noi, sì, ma in base alle convinzioni che ci hanno instillato è che è quasi impossibile togliere. E quindi bisogna vedere poi il livello di consapevolezza a cui è la persona. L'essere umano parte da una fase, quella del bambino, in cui è tutto viene dall'esterno, no? E tutto quello che ti viene detto dall'autorità è assolutamente la verità. Poi piano piano si comincia a crescere in consapevolezza, si comincia a distinguere cosa detto dall'autorità. Che sia l'autorità genitoriale, che sia l'autorità statale, che sia l'autorità in qualsiasi campo, quella medica, quella scientifica, eccetera, a un certo punto ci rendiamo conto che sono molte cose che ci raccontano sono balle, per non dire tutto quello che ci viene raccontato. Diciamo tutto, possiamo dire tranquillamente che tutto ciò che viene raccontato a livello ufficiale è una balla. Però cominciare a ragionare in termini completamente capovolti è molto difficile. E soprattutto è difficile farlo in tutti i campi, no? Quindi ogni persona dipende, riesce in base al livello di consapevolezza e di evoluzione che ha raggiunto, insomma. Allora, c'è una email, credo forse la prima volta che ci scrive Ania, la salutiamo. Sono una fedele ascoltatrice che per questioni organizzative non riesce a seguirvi in diretta, ma mi piace sentirvi in podcast mentre lavoro da casa. Volevo suggerirvi, dato che parlate spesso di cosa rosse e simbolismi, di approfondire le simbologie presenti nei libri di Stephen King, in particolare nel ciclo La Torre Nera, basata su una poesia di Robert Browning intitolata Child Roland alla Torre Nera giunse alla Torre Nera, boh, no, alla Torre Nera giunse, sarà così. Io non sono un appassionato di Stephen King, quindi non lo so. Comunque, vabbè, penso che si sia capito. Il libro è diviso in 8 volumi, mischia vari generi, fantasy, horror, western, eccetera. E la particolarità sta nel fatto che in esso ci sono numerosi richiami e molte altre opere che il Re del Brivido ha scritto nella sua vita. Lui stesso ha definito la Torre Nera come una sua ossessione e più volte ha tentato di abbandonarne la scrittura per poi ritornarci. I dettagli sulla trama e altre curiosità, c'è un sito che è latorrenera.com. Il tema della torre è come cardine che regge gli universi, le creature che li abitano, alcuni molto simili al bestiario ufologico, il viaggio tra mondi paralleli, il tempo, una pandemia catastrofica, sono il nocciolo dei libri. Ma vi ho notato anche molte sim altre simbologie, riferimenti alla mitologia e ai simbolismi egizi e induisti, ossessione per la numerologia, in particolare per il numero 19, l'anno 1999, e soprattutto il costante riferimento al potere della Rosa Rossa. A parer mio, è in tutto e per tutto un libro che racconta
racconta il percorso di un iniziato. I suoi compagni di viaggio sono gli specchi attraverso i quali lui conosce tutti i lati più oscuri dell'animo umano. Conosce l'amore e il sacrificio fino alla discussa conclusione del libro, che non vi spoilerò. Insomma, se dovessi scrivervi tutto ciò che c'è nella saga, questa email diventerebbe essa stessa un romanzo. Perciò mi limito a lasciarvi qualche spunto. Ci tengo molto a questo tema, non solo perché sono una fan di King, ma anzi da quando ero bambina, ma perché nella lettura di questa saga ho trovato tanti elementi che ho sperimentato in prima persona nella mia personale ricerca. In molti avvenimenti della mia vita sono curiosamente legati ai simbolismi del romanzo. Oltre a consigliarlo come lettura, sarei felice se poteste dedicare uno spazio in una puntata a questa saga. Su questo penso che potremmo chiedere qualcosa anche a Gianfranco Carpeoro. Grazie per i complimenti, Ania. Tu, Paolo, conosci questa Torre Nera? Sì, ne abbiamo parlato anche tempo fa sul blog. Ho scritto, insomma, del simbolismo di questa torre. Poi sostanzialmente questa trama è di questo cavaliere che deve difendere la Rosa Rossa che sta nella torre. Se cade la torre, cade la Rosa Rossa, cade anche tutto il mondo che si basa su questa torre. Quindi è una metafora chiara di una difesa della Rosa Rossa in un periodo in cui la Rosa Rossa era in pericolo. È entrata in pericolo anni fa, quando le prime indagini giudiziarie l'avevano toccata, diciamo così. Secondo me questo romanzo di King era una specie di richiamo all'ordine, faceva vedere il pericolo che c'era nella caduta dell'ordine su cui si basava la Rosa Rossa, insomma. Allora, andiamo avanti, leggiamo ancora un altro messaggio. Sto leggendo Il silenzio degli innocenti di Thomas Harris, fa dei riferimenti alla Toscana e più volte dice che Hannibal Lecter ha sei dita alla mano sinistra. Cosa vorrà dire? Anche lui della Rosa Rossa? Ho visto un film, Gabriel, la fuga degli angeli, e si vedono degli extraterrestri che in forma umana cercano di salvare la Terra, molto spesso però cadono in depressione. Una faceva la prostituta ed era eroinomane, mentre l'altro era un alcolista. Chi è disadattato, quindi, ha una reazione sana a questa società ed è più sensibile della media? Chi si adatta? Com'è? Beh, questa è una cosa che abbiamo detto spesso, no? Noi viviamo in una società malata, e quindi l'adattato per definizione è una persona malata. Io mi ricordo una volta un mio amico che come lavoro lavora in una comunità che recupera, tra virgolette, i barboni e li rimette nella società. E mi diceva: Paolo, io mi domando quanto sia sano quello che facciamo, perché è vero che il barbone è un disadattato, ma noi lo riadattiamo a una società che è malata. Cioè, il massimo del risultato che otteniamo è che questo abbia un lavoro di commesso alla Coop e vada a lavorare per 800 euro al mese, quando forse quando mendicava ne prendeva di più, e si possa pagare l'affitto di una piccola casetta in un buco di Milano. E quello è il riadattamento, cioè il successo. E io, diceva questo mio amico, mi domando quanto effettivamente il mio lavoro sia utile, e se non sto facendo una cosa che è assurda. Analoghe considerazioni me le faceva un altro mio amico psicologo, che diceva: io ho difficoltà a pensare che persone che hanno determinate patologie siano malate, perché poi la persona si riadatta quando trova un lavoro normale, quando ha la sua fidanzata, quando si sposa, quando però il problema è che questo tipo di società produce persone malate. Una persona così, che è adattata perfettamente a tutti gli schemi che la società impone, è una persona malata. E allora qual è il confine? E questo, comunque, io è una cosa che ho trattato anche nei miei articoli sulla depressione, no? Dove sostanzialmente ho detto che infatti spesso il depresso è semplicemente la persona più sana della norma, che quindi non riesce ad adattarsi perché non riesce a trovare la chiave per adattarsi. La persona adattata, che ha un lavoro normale, che ha una famiglia normale, che fa tutto normale, che paga le tasse in modo normale, che ha la sua macchinetta sempre pulita e così via, è normalmente uno psicopatico in realtà. Infatti poi spesso le persone che sono più perfette all'esterno sono quelle che poi covano
delle malattie di mente spaventose ma reali, queste, cioè che è riscontrabile a chiunque. Un pubblico ministero, Pierluigi Vigna, persona stimatissima e integerrima, era quello che è una fissazione, però, no?